la rivoluzione fisico-telematica. Ma come nasce e perché nasce questo progetto di Parole Guerriere da dentro il Movimento 5 Stelle per essere un luogo di confronto e di pensiero trasversale, profondo, alto e in relazione con gli altri? L'ho anticipato nel video, noi in questi anni, io sono al secondo mandato parlamentare, abbiamo affrontato questa avventura impegnativa, particolare, nuova da interpretare, perché abbiamo inventato, grazie a questo, all'utopia di Gian Roberto Casaleggio e di Beppe Grillo, un nuovo modo di fare politica e di stare dentro quei palazzi. Però è pur vero che l'attività frenetica, quella burocrazia interna di cui stiamo vedendo oggi anche le risonanze e le difficoltà, quella burocrazia spesso ci ha appesantito, le continue campagne elettorali non ci davano più spazio di confrontarci come volevamo. Noi parlamentari avevamo sempre più difficoltà a trovare spazi assembleari di confronto perché i ritmi davvero sono vorticosi, velocissimi. Allora abbiamo deciso, da un incontro fortuito, che fortuito non è stato, con il professor Guzzi nella libreria di mio fratello Diego, che voglio ringraziare perché ha avuto l'intuizione di coniugare così questi seminari che poi sono nati e che hanno abbracciato poi tantissimi partecipanti. Inizialmente i portavoce del Movimento 5 Stelle li avete un po' visti, ci sono stati per primi Roberto Fico, Luigi Di Maio e Nicola Morra, poi abbiamo avuto la nostra sindaca Virginia Raggi, Paolo Taverna, ancora Luigi Gallo, nuovi portavoce che ancora magari non conoscete bene, Virginia Villani, Barbara Floridia, rappresentanti del governo, Bonisoli, Andrea Cioffi che avete ascoltato prima. Ed è un luogo che è nato di confronto, però non per parlarsi addosso, ma dove i portavoce si sono confrontati con pensatori ed intellettuali liberi come il professor Guzzi, penso al professor Iacono, ma anche con rappresentanti di forze politiche diverse da quelle del Movimento 5 Stelle, come il senatore Bagnai. E nei prossimi seminari incontreremo e faremo partecipare anche altre persone, appunto a riprova che serve un luogo lontano dai tempi del mainstream, che purtroppo rischiano di appiattirci e soprattutto di non poter mai approfondire i temi che sono i veri temi di questa nuova umanità che sta nascendo e che noi stiamo contribuendo a far avanzare. Perché? Perché le categorie novecentesche della destra e della sinistra non ci bastano più per immaginare questo nuovo mondo che si sta creando, questa svolta antropologica che è in atto. E noi ci siamo dentro, perché le sfide ambientali, quella della tecnologia che è entrata nella nostra vita, non ci bastano più quelle categorie, ne dobbiamo inventare delle altre. E non pensate che sia facile. Quindi noi vogliamo proporre anche sui territori questi eventi. Già c'è stato il primo esperimento riuscitissimo, bellissimo, a Cagliari in Sardegna. Ringrazio gli attivisti che l'hanno organizzato e i portavoce, perché c'era Cabras, Marilotti, persone che via via in questi anni conoscerete anche. E il nostro è una critica forte, quella sì, al sistema dominante culturale, mass mediatico ed economico che sta riducendo a nulla la democrazia. Noi vogliamo, grazie alla rete, e Rousseau ne è la riprova, vogliamo che sia strumento di rilancio del progetto democratico, perché la rete è un mezzo e ha questo obiettivo di rilanciare la democrazia tenendo sempre presente la dignità della persona e la relazione fra persone, perché la rivoluzione non può che essere fisico-telematica, e allora davvero potremo costruire questa comunità che noi vogliamo riabilitare, riavvicinare, ma prima di tutto dobbiamo ritornare ad essere persone e davvero a ricordarci che significa guardarsi dentro, parlarsi in maniera introspettiva, e solo così possiamo riagganciarci al collegamento con l'altro, con l'ambiente. Dunque esisterà un noi soltanto se veramente c'è un io consapevole, lucido, e quindi esiste un io se c'è un noi a cui tendere. Solo questo ne vale la pena davvero. Grazie, e passo la parola
al professor Guzzi. Grazie. Mi dispiace che siamo un po' in piedi e non siamo comodi, però ci adattiamo, magari nel futuro non si sente, appunto, ecco, perché c'è una grande vita, ecco, prendiamola così, e quindi mi dispiace che non state tutti comodi, ma accontentiamoci. Bene, questa, come ha detto Dalila, è un'avventura, quella di Parole Guerriere, che nasce dentro il Movimento 5 Stelle con l'aiuto, l'intuizione di Dalila, di Fico e di tantissimi altri che hanno sentito questa esigenza. Il punto di partenza, l'intuizione di partenza, come diceva anche Dalila, è che noi stiamo veramente vivendo un momento storico unico nella storia del pianeta. Cioè, il Movimento 5 Stelle è, come dire, un fenomeno di una rivoluzione antropologica immensa, vasta, che ci sta coinvolgendo tutti, e quello che noi decideremo, quello che stiamo tentando di fare in questo momento, avrà conseguenze per secoli probabilmente. Cioè, siamo su una soglia decisiva nella storia del pianeta. E qui voglio leggervi poche righe di Jeremy Rifkin, che è uno studioso che molti di voi probabilmente conoscono, molto apprezzato anche all'interno del movimento, che dice qualche cosa interessante da questo punto di vista. Dice: il compito che attende la razza umana è ciclopico. Il compito che abbiamo davanti è immenso. Per la prima volta, ragazzi, dobbiamo capire la singolarità del momento storico planetario. Per la prima volta dobbiamo invertire il corso della nostra stessa storia di specie e creare una nuova civiltà interdipendente, connessa, che consumi non più ma meno energia. Questo è un grosso problema, è un grosso problema, è un grosso problema, perché, come dice Rifkin, da un certo punto di vista noi abbiamo bisogno di molta energia per connetterci telematicamente, quindi abbiamo bisogno di molta energia per connetterci e perché tutto il pianeta sia connesso, in un momento in cui c'è una crisi energetica e dobbiamo fronteggiare i limiti del consumo dell'energia. Questo è un altro dei motivi per cui il compito è ciclopico. Dobbiamo inventare cose nuove. Quindi questa civiltà planetaria che immagina Rifkin, che deve consumare meno energia, tuttavia deve permettere all'empatia, cioè a questa connessione empatica di cui parlava anche prima Enrica, no? I neuroni a specchio, questa empatia, questo sentirci vicendevole, di procedere nella sua maturazione, e alla coscienza globale, una coscienza globale che noi non abbiamo. Cioè, noi normalmente, anche adesso, mica abbiamo una coscienza globale, diciamo la verità. La nostra coscienza normalmente è anche molto ristretta, legata al nostro particolare, al corpo, ai nostri interessi. Quindi sviluppare una coscienza globale, per esempio, che in questo momento noi siamo consapevoli di essere sul pianeta Terra? Cioè, quanti di noi in questo momento pensano sono sul pianeta Terra, che in questo momento sta viaggiando nell'infinito cielo? Quanti di noi pensano questo e quanti invece pensano di essere giustamente al padiglione rosso? Ma le due cose non sono separabili, non sono separabili. La coscienza globale che noi dobbiamo sviluppare, la nuova umanità che stiamo diventando, saprà sempre di essere qui al padiglione Rousseau a fare questo bellissimo incontro, ma anche sul pianeta Terra e anche in un cosmo di cui non conosciamo le dimensioni, non conosciamo il senso fino in fondo. Questo ci renderà diversi, perché capite
Capite che se sviluppassimo già un po' di più questa consapevolezza, sarebbe anche un po' più difficile, per esempio, farci la guerra così violentemente, sapendo che siamo tutti dentro una palla che vola nell'universo, che sta pure messa male, che si asfissia a Milano adesso, si sta asfissiando. Quindi fare confluire le nostre energie per uno scopo comune, se abbiamo una coscienza universale, diventa più facile. Quindi dobbiamo sviluppare una coscienza globale, permettere che si espanda fino a coprire di grazia, sentite che belle parole, e di compassione, anziché di scorie dell'energia che consumiamo, la terra intera. Questo è il compito, ragazzi. Questo è il compito. Vedete? Mi devo adattare pure io. E questo è ciò che personalmente mi ha anche affascinato nel Movimento 5 Stelle. Perché quando io ho letto questo libro, no? Il grillo canta sempre al tramonto, che è un libro del 2013, e ho letto queste parole, che sono di Grillo, io ho detto, ma finalmente! Cioè entra nella politica qualcosa di questa coscienza che a livello culturale è già diffusissima da decenni nel mondo. Cioè le persone pensanti nel mondo, filosofi, sociologi, scrittori, scrittrici, artiste, psicologi, psicoanalisti, queste cose le sanno. Possibile che la politica sia ancora fissa al Novecento peggiore? Possibile che io quando accendo la televisione mi devo prendere il Malox famoso di Grillo, se va bene, perché mi devo vedere la signora Berlinguer che intervista per 45 minuti Mauro Corona, mentre il mondo va in fiamme? E se cambio canale, siamo di martedì sera, eh? Se cambio canale e voglio sentire un dibattito politico e metto la 7 come martedì scorso, mi devo subire in ordine, ragazzi, non è uno scherzo, martedì scorso: 1. Cottarelli, 2. Renzi, 3. La Fornero, 4. Monti, altro che Malox, stricnina, datemi la lametta, come dice il mio figlio, datemi subito una lametta. Per cui facciamo un'invocazione corale alla nuova dirigenza RAI, un'invocazione corale al nuovo presidente, ai nuovi consiglieri, che mettano come primo punto una rivisitazione seria dei palinsesti, un riequilibrio, un immediato riequilibrio. Semplicemente la parità sarebbe già una rivoluzione in RAI, la parità, normalmente il rapporto è 1-5, se va bene. Quindi, quando ho letto queste righe di Grillo, dico, ma sta succedendo veramente qualche cosa di nuovo nella storia. Dice, qui non stiamo parlando di sostituire una classe politica con un'altra, non è solo questo. Qui stiamo parlando di questioni generali, di problemi mondiali, di come riprogettare la vita. E per fare questo ci vuole un pensiero. Ragazzi, un pensiero. Lì dicevo, quando ho letto quella bella frase che dice, ecco, non è vero che sono le mura a proteggere la città, è il pensiero, sono le idee che reggono le mura. Questa è la verità, ci vuole un pensiero, non basta una politica. Ecco perché nascono nel loro piccolo i seminari rivoluzionari a Montecitorio. Ma capite che idea? Seminari, luoghi in cui si pensi, si elabori un pensiero. 2. Rivoluzionari, non ci abbiamo tempo da perdere. Non ci abbiamo da fare accademia, l'accademia faccia anche il suo lavoro, non è questo il nostro scopo. Rivoluzionari, pensiero rivoluzionario dentro Montecitorio.
cioè nel cuore della democrazia, perché il Parlamento, come diceva Fico, diventi un luogo di pensiero rivoluzionario in cui il popolo pensa insieme come vivere in modo nuovo. È nostra responsabilità decidere che destino avrà questo pianeta. Lo vogliamo lasciare nelle mani di queste oligarchie suicidarie? La maggiore sociologia europea oggi parla di capitalismo suicidario, non è che sui complottisti. Chi dice complottista è il complottista. Lo sappiamo, è sempre stato così. Quest'idea del, lo sapete dove nasce, no? Sapete che l'idea del complottismo l'ha inventata la CIA. È un'idea della CIA che si è inventata che esista il complottismo perché doveva nascondere i propri complotti. E questo è il miglior modo, no? Diffamare le persone che denuncino la realtà facendo perdere loro credito. Gli dicesse è un complottista. Ma che complottista? Che ci sia un'oligarchia multinazionale sistemica? È ovvio, chiunque studia il mondo lo sa, che ci sono pochissime corporation nel mondo che controllano le banche, che controllano i partiti attraverso le banche, i poteri, gli industriali e i mass media. Basta studiare. Ecco perché bisogna studiare, imparare. E la rete è un altro grande strumento. E qui veniamo anche al concetto di rivoluzione fisico-telematica. Perché noi diciamo sempre fisico-telematica? Perché la rete è uno strumento magnifico, ma non basta. Non basta. Ecco un'altra frase molto bella di Casaleggio. Anch'io me l'ero presa qui da citare. Casaleggio dice chiaramente, anche in questo libro, che internet e la rete possono avere due sbocchi opposti. Cioè, la rete può sviluppare anche un sistema totalitario. Dobbiamo conoscere i pericoli della rete. Cioè, la rete è uno strumento magnifico, ma ha dei limiti, come ogni strumento, e dei grandi pericoli. Ve li butto là tre pericoli che dobbiamo fronteggiare perché la rete resti e diventi sempre di più uno strumento di emancipazione e di umanizzazione. 1. La falsa relazionalità. Noi possiamo credere di essere molto connessi e molto relazionali, ma voi sapete meglio di me, in quanto pratichiamo tutti molto bene la rete, che questa può essere del tutto irreale. Io posso avere 15.000 amici su Facebook, ma non averne nemmeno uno vero. Posso avere 10.000 mi piace, ma non c'ho nessuna persona che mi piace. E non piaccio a nessuno veramente. Quindi c'è una falsa relazionalità che dobbiamo tenere da conto, è un grosso pericolo. Poi c'è un falso potere. Io posso credere, posso illudermi di avere un grande potere, no? E posso fare il mio video e posso pubblicare su YouTube il mio video e ognuno si fa il suo video e ognuno si fa il suo blog, ma tanto non serve a nulla, ragazzi, non cambi molto. Può essere un bel sistema per illuderti. E fatti il tuo blog e fatti il tuo selfie e fanne 10 e fanne 100 e fanne 1000, che me frega a me potere, divertiti così, so ragazzi, fatevi 1000 video su YouTube, tanto che cambia nulla. Falso potere. E poi falso sapere, ragazzi, falso sapere. La rete ti può dare l'idea che il sapere sia in fondo una idea relativa, sia perché tu c'hai tutto sullo stesso schermo. Cioè oggi tu sullo stesso schermo, cosa che non è mai avvenuta prima, c'hai Paperino e Platone. E puoi pensare che in fondo sono la stessa cosa, Paperino e Platone, no? Oppure puoi pensare che vai su Wikipedia, ti leggi due righe su Platone e sai cosa ha pensato Platone. Capite che questo è un falso sapere. In realtà tu di Platone non hai capito niente, non hai proprio capito niente. Vuoi capire qualche cosa di Platone, devi studiare un po' meglio Platone. Quindi la rete ha i suoi pericoli e poi c'ha i suoi limiti, che sono legati anche ai pericoli. Noi umani siamo fisico-telematici. La nuova umanità antropologica che stiamo diventando è già fisico-telematica. Cioè, tutti noi stiamo, eccoli qua,
No, tutti noi siamo connessi, siamo telematici, ma ragazzi siamo anche fisici, grazie a Dio, eh? E il corpo ha delle logiche diverse dal sistema telematico. Quindi noi dobbiamo capire qual è l'equilibrio tra il fisico e il telematico, mica lo sappiamo, fa parte della rivoluzione che dobbiamo vivere. Cioè io, Marco Guzzi, tu, persona umana, di quanto fisico e di quanto telematico hai bisogno e di quale connessione tra fisico e telematico? Questa è una bella domanda, anche a livello politico. Cioè a livello politico, quanto fisico abbiamo bisogno di vivere? Quanti incontri vis-à-vis abbiamo bisogno di vivere? Quanto ci dobbiamo incontrare per discutere, anche per litigare, per elaborare le idee e poi magari travasarle anche nel sistema telematico? Ma il fisico ha le sue logiche. L'elaborazione del pensiero è fisico-telematica, non può essere né solo fisica né solo telematica oggi. Quindi capite, seminari rivoluzionari, noi vogliamo dare, stiamo tentando e devo dire con grandi riscontri, negli ultimi incontri abbiamo avuto 150-200.000 visualizzazioni in streaming e collegate, cioè c'è un grande bisogno di questo, non solo nel Movimento 5 Stelle, ma in tutto il pianeta noi abbiamo bisogno di capire meglio quello che sta succedendo per partecipare, perché per partecipare, ecco, per partecipare bisogna capire, ci dobbiamo informare. Ma dobbiamo anche riflettere insieme, parlare insieme, guardarci, perciò noi adesso abbiamo immaginato e stiamo incominciando parole guerriere nei territori, cioè andare anche nei territori, incontrare le persone e far sviluppare nei territori queste dinamiche, perché abbiamo bisogno, una rivoluzione, insomma una rivoluzione non violenta, una rivoluzione democratica come quella che immaginiamo, sarà lunga ragazzi, sarà un processo molto lungo. Anni, decenni ci vorranno, quindi dobbiamo, come dire, attrezzarci, dobbiamo attrezzarci in tutti i sensi, anche organizzare delle reti telematiche ma anche fisiche in cui tutto questo possa svilupparsi e crescere. E dobbiamo poi elaborare anche il pensiero dei fini, cioè ci dobbiamo interrogare a quale scopo stiamo facendo questa rivoluzione. Perché noi rischiamo, questo è un altro rischio, dei media, media, di tutti i media. Media che vuol dire? Che vuol dire medium, media? Vuol dire mezzi, mezzi. Ora, i mezzi sono fondamentali, ma devo avere anche un fine. E quindi noi dobbiamo anche ridefinire costantemente tra di noi qual è lo scopo di questa rivoluzione fisico-telematica, cioè che tipo di umanità vogliamo fare crescere, perché noi viviamo in una società che sta divinizzando i mezzi, sta divinizzando i media, i mezzi invece, come dice il termine, sono strumenti, c'è poi l'io umano, la sua intelligenza, la sua immaginazione, il nostro pensiero folle, quello deve guidare, orientare i mezzi, perché sennò i mezzi possono diventare, direi, distruttivi. Carlo Marx, che è stato un pensatore di rilievo, con tutti i limiti che ognuno di noi oggi può dire, lui che cosa diceva? Il disastro della società è quando un mezzo, cioè il denaro è un mezzo, è il mezzo fondamentale, no? L'equivalente universale, c'ho il denaro e posso comprare quello che mi pare, è un mezzo per comprare quello che mi pare, una macchina, un'arancia, no? Qualunque cosa. Quando questo mezzo, che è un mezzo per comprare, diventa infine lo scopo, cioè quindi lo scopo non è avere denari per fare delle cose, ma avere denari per fare denari, allora la società si distrugge. È quello che dice Casaleggio. Quindi noi viviamo in una società che divinizza i mezzi, in questo caso il denaro, ma qualunque mezzo, anche i mezzi della tecnica, devono essere orientati da un lavoro libero e creativo che è quello del pensiero umano. E quindi voglio concludere con un'altra citazione da questo libro
che secondo me resta molto interessante ricordare e riorientare anche l'azione del movimento, ed è un brevissimo dialogo appunto fra Grillo e Casaleggio. Grillo dice: è un sistema da cambiare, nello stesso modo in cui si dovrebbero rinnovare le fonti di energia, cioè un sistema, quello che abbiamo detto, non è soltanto una classe politica. Le oligarchie e le elite al potere non hanno ancora capito, non hanno capito quello che sta succedendo, non hanno capito che questa cosa qui è l'inizio di qualche cosa che nemmeno noi sappiamo dove porterà. Ecco perché ci vuole molto pensiero, molta attenzione, molta collaborazione, molta rete, perché potrebbe avere anche degli sbocchi traumatici, non facciamoci illusioni, ma è un intero sistema, questi non hanno ancora capito, stanno ancora lì a credere di poter combattere questo movimento storico con le loro quattro chiacchiere, con lo spread, con quelle facce piene di rigore, facce insopportabili, piene di rigore, piene di livore e di paura, piene di livore e di paura. Quindi dice Grillo: è un sistema da cambiare. E Casaleggio risponde: per cambiare sistema bisogna cambiare le persone. E questo bello, e questo fondamentale, ragazzi. Una rivoluzione antropologica non è soltanto un fatto appunto di mezzi o di tecniche che sono fondamentali, ma è un fatto interiore di coscienza. Dobbiamo lavorare sulle nostre coscienze, dobbiamo capire perché abbiamo paura, perché ci difendiamo, perché siamo tutti un po' neoliberisti, eh? Dobbiamo riconoscere il piccolo Berlusconi in noi, l'ombra, come si dice in psicologia, perché sennò non andiamo avanti. Dobbiamo cambiare le persone e dobbiamo dircelo, dobbiamo cambiare i linguaggi della politica. Dobbiamo imporre un nuovo ordine del giorno della comunicazione di massa. E Grillo risponde, no? Casaleggio ha detto: dobbiamo cambiare le persone. E Grillo dice: e come le cambi le persone in tempo di pace? Perché normalmente i grandi cambiamenti antropologici sono avvenuti con le guerre. Siamo cambiati, diciamo, per forza. Noi non vogliamo questo, noi stiamo cercando un grande cambiamento democratico, non violento. Questo è un carattere fondamentale del Movimento 5 Stelle, non c'è un atto di violenza in tutta la storia del Movimento 5 Stelle. E ci tocca sentire gente che ha nella propria storia, nel proprio presente, violenze reiterate, che accusano il Movimento di essere aggressivo, essere aggressivo. E te lo dicono con la faccia, diciamo, di Robespierre, di quello che ti manderebbe alla forca subito se potesse, tanto non violento è aperto all'ascolto dell'altro. L'importante è che l'altro sia fatto come lo vuole lui. E quindi dice: come cambi le persone in tempo di pace? Ci vogliono le rivoluzioni, speriamo pacifiche. A questo dobbiamo lavorare. Auguri. Ci vediamo il 6 dicembre all'Aula dei Gruppi a Montecitorio e non rinunciamo ad alimentare pensieri rivoluzionari, parole guerriere ed azioni coerenti. Ciao!